Dallo scavo alla mostra, piccoli passi alla scoperta del paesaggio culturale antico. Questo progetto è risultato vincitore della nona edizione del concorso Io amo beni culturali ed è stato proposto all'Istituto Comprensivo Elvira Castelfranchi di Finale Emilia e dal Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto. Il bene culturale scelto come oggetto di indagine è il territorio di Finale Emilia, analizzato dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico. La scelta è dovuta al fatto che a 9 anni di distanza dai terremoti del 2012, ancora oggi numerosi edifici risultano gravemente danneggiati e molti ragazzi della scuola non ricordano l'aspetto del paese prima di quell'evento. L'esperienza ha permesso di porre l'attenzione dei ragazzi non solo sulla bellezza e sulla ricchezza del patrimonio locale, ma anche sulla precarietà e la sua importanza, quale elemento di coesione, inclusione ed identità. Il progetto è stato rivolto a tutte le classi prima e seconda della scuola nell'anno scolastico 2019-2020 ed è stato svolto in orario extrascolastico con partecipazione su base volontaria. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di svolgere nelle prime lezioni in presenza approfondimenti su storia ed evoluzione di Finale Emilia. Ed hanno potuto visitare il centro storico di Finale Emilia, osservandone direttamente i principali monumenti, oltre a sculture e affreschi lungo le antiche sponde del Corso del Panaro. È stato possibile inoltre visitare le principali aree naturali intorno all'abitato. Purtroppo il progetto è stato sospeso a febbraio 2020 a causa della chiusura delle scuole ed è potuto ripartire solo a novembre 2020 in modalità completamente online. Le gite e le uscite didattiche già pianificate sono state annullate e convertite in laboratori didattici in modalità online. I laboratori didattici online hanno riguardato approfondimenti sulle metodologie dell'indagine archeologica moderna. Ed esercitazioni di scavo stratigrafico simulato utilizzando oggetti reperibili nelle nostre case. Fino alle procedure di trattamento e studio dei materiali archeologici finalizzata alla loro esposizione. Inoltre è stata effettuata una visita virtuale alla sede di San Giovanni in Persiceto del Museo Archeologico Ambientale. I laboratori didattici online hanno riguardato anche approfondimenti sulle discipline scientifiche ausiliarie all'archeologia. Ed in particolare sull'archeopalinologia, con la realizzazione di modellini di pollini. È stata effettuata anche una visita virtuale alla sede di San Giovanni in Persiceto del laboratorio di palinologia e arcobotanica Giorgio Nicoli, SRL, con la possibilità di intervistare i ricercatori al lavoro. Infine, abbiamo svolto approfondimenti anche sul restauro dei beni archeologici, in particolare dei reperti lignei. E sono stati realizzati esperimenti guidati di consolidamento del legno bagnato. Sono poi stati organizzati piccoli gruppi di lavoro per la creazione dei progetti finali, PowerPoint sui contenuti delle lezioni, video di presentazione del progetto e registrazioni audio, non essendo possibile organizzare una mostra del percorso come invece era stato previsto inizialmente dal progetto. Il tutto è stato svolto a distanza e in modalità online. Il materiale prodotto è stato messo a disposizione della collettività sul sito della scuola. Questi sono i nostri PowerPoint.
Eccoci, questa è la nostra foto di gruppo, di tutti i ragazzi e dei docenti. Vi ringraziamo per l'attenzione.